Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Sono le ore 4 e mezza e sono tornata tardi dall'università perché frequento le lezioni tutti i giorni. Ho mangiato da mia nonna il pesce spada, 200 grammi di pesce spada, con in realtà in cottura un pestino che fa mia nonna che non calcolo nei macros. Che è un pestino con prezzemolo, olio e aglio, insomma, un pesto che lei ha sempre in frigo che ogni tanto usa nei condimenti, ma dato che la quantità di olio in una ciotola molto grande è veramente minima, non lo conto per quella quantità assurda, non ha proprio senso. Quindi 200 grammi di pesce spada, insalatina di pomodori e cipolla con un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva. E 30 grammi di pane toscano che aveva preso mio nonno del panettiere. Io scrivo semplicemente sull'app MyFitnessPal pane toscano 30 grammi. Comunque ho intenzione di girarvi un video su come conto i macros, come uso MyFitnessPal e anche un video su cosa io non conto. A parte questo, devo iniziare a studiare. Questa è la mia tenuta da casa. Questo è il pezzo di un pigiama di Primark. È bellissimo perché è un pile di peluche super caldo, anche in tinta con le mie unghie, ed è super super caldo, lo uso da tutti i giorni perché se una volta stavo in casa col pigiama tutto il giorno mi sento una trasandata, non ce la faccio più e quindi ho questi vestiti da casa, tra i quali ho scelto questo pile di Primark. Non vedo l'ora di tornare da Primark, soprattutto per i pigiami perché sono fighissimi e voglio prendere un altro pigiama super figo per l'inverno. A parte questo, voglio con voi fare, prima di iniziare a studiare con il bollitore, un tè. Mamma ha portato questo bollitore che usava a lavorare, che ora non usa più, e l'ha messo qua sopra. Un po' tutta perché non ho bevuto troppo oggi. L'appoggio, chiudo. Questo è il risultato. Vediamo. Intanto andiamo a scegliere il tè insieme. Qua ho dei tè. Questo è il Christmas Tea, che è un tè della Yoji Tea super speziato che credo mi farò oggi. Vi voglio far vedere il Christmas Tea perché piace un sacco anche a mio padre, quindi l'avevamo ricomprato e c'è anche in cucina. E Christmas Tea è questo qua con cannella e anice stellato. Ogni scatola di Yoji Tea ha 17 tea bags, quindi bustine di tè. Sono 37,4 grammi in totale. Costicchiano, però secondo me sono veramente, veramente molto buoni. Anche se in realtà molti tè da supermercato non hanno nulla da invidiare. E questi sono gli ingredienti: infuso di erbe e spezie con rooibos, cannella, liquirizia, coriandolo, zenzero, pepe nero, chiodi di garofano, scorza d'arancia, cardamomo, anice, anice stellato, estratto di vaniglia, cicoria tostata, olio essenziale d'arancia, olio di cannella. È veramente super super speziato. Se vi piacciono le spezie, questo è davvero consigliato. Prenderò questa tazza qua, che è una delle mie preferite. Amici, come state? Allora, vi voglio far vedere un esperimento che voglio provare a fare. Sono le 3:30 in realtà e ho mangiato 2 ore e mezza fa, però dopo da ripetizione probabilmente finirò tardi e oggi ho gambe e se mangio troppe proteine in polvere, poco prima di fare l'allenamento sono molto appesantita, quindi me lo preparo ora così me lo sorseggio nel frattempo. Quindi apriamo un attimo qua. Vi voglio far vedere la mia intenzione. Allora, prendo un pentolino, così, latte, questo latte intero Esselunga,
E l'atentero raga è la vita perché è ricco di vitamina A e più è scremato, più ovviamente le vitamine vanno a meno. Di conseguenza l'atentero, seppure sia quello con il maggior contenuto di grassi, è quello anche a livello di fonte di vitamine migliore. Poi aggiungo 20 grammi, no, 25 mi pare fossero, no, 20 grammi di proteine in polvere. E queste sono quelle al gusto cioccolato della Bulk Powders, che tra parentesi ho quasi finito, ma perché mi piacciono tantissimo. Infatti oggi farò un ordine su Prozis dove provo anche le proteine di Prozis al cioccolato. Aggiungo poi 4 grammi di cacao amaro. Raga, il cacao amaro di solito non lo conto, cioè finché ne uso 2, 3, 4 grammi non lo conto. Però dato che l'ho già usato anche stamattina, questo qua lo conto. Un goccio di Truvia, ma questo perché voglio un attimo insaporirlo io, ne basta poca. Con una fiamma abbastanza alta, mescolo bene perché ovviamente ho le proteine che si devono sciogliere. Aggiungo invece qua dentro un pochino di cannella. Questa è la consistenza che sta venendo. Qualche grumo c'è, ma basterà andare a mescolare con una frusta oppure shakerare le proteine prima di metterle dentro il pentolino. Ci faccio il caffè dentro. Merenda, snack, pre-workout, chiamatelo come volete. Super facile, super veloce, ottima fonte proteica. Ho tirato fuori dal freezer il petto di pollo. Questi sono due etti che mi farò stasera. È del Conad. Mi piace un sacco la carne della Conad perché c'è il controllo degli allevamenti, delle condizioni dell'allevamento. Sono carne italiana al 100%, insomma, mi piace molto per questo motivo. Le lascio scongelare qui e noi ci vediamo dopo. Allora amici, ho appena finito l'allenamento, oggi gambe, molto più veloce del solito, e ho messo i leggings rossi che vi ho fatto vedere nell'altro vlog e questo top di Decathlon, mi sembra. Vi faccio vedere meglio, li adoro. Come vedete sono super elastici, non danno minimamente fastidio, mi piacciono davvero tantissimo. Questo è il tessuto da vicino che ancora non ve l'avevo fatto vedere. E wow, e non sono minimamente trasparenti come potete notare. Ah, amici, buonasera. Vi faccio vedere dopo l'outfit perché ho tutti i pantaloni slacciati prima di uscire perché vado in bagno 250 volte dato che bevo un sacco mentre mi alleno e quindi mi sistemo proprio prima di uscire. Vi volevo però far vedere che cosa sto cucinando, preparando per cena. Allora, come vi ho già detto, il pollo alla piastra che condirò con del burro d'arachidi, vi faccio vedere il risultato finale. E poi ho tagliato una mezza melanzana, questa melanzana era davvero enorme, melanzana striata viola, che sapete essere le mie preferite insieme alle bianche, perché quelle viola scuro sono troppo, pizzicano troppo. Mentre quelle bianche sono delicatissime, quelle striate pizzicano il giusto. E ho messo tutto, vi faccio vedere. Nel fornetto controlliamo anche la cottura, aspettate che prendo anzi un guanto. Ho messo tutto nel fornetto a 200 gradi, avevo messo circa 20-25 minuti, sono già passati 10 minuti abbondanti. A cubetti comunque piccoli, quindi si cuociono prima. E ho messo un filo d'olio, ma veramente una cosa, non l'ho neanche contato perché era quasi, insomma, non presente. Ecco, potete non metterlo qua uguale, comunque ancora vedete che sono da cuocere. Nelle melanzane ho messo però questa spezia qua, che è la Garlic and Herb di Bulk Powders. Non è sponsor, non sponsorizzo purtroppo la Bulk Powders, magari. Vi faccio vedere gli ingredienti, io la uso tantissimo. Risultato, melanzane, guardate la cottura, rimangono comunque, faccio vedere, super morbide, morbidissime.
Questo qua è il mio pollo alla piastra con 25 grammi di burro d'arachidi. Accompagnare, avevo da finire i carbo, quindi una fetta biscottata integrale, questa è quella della Mulino Bianco Spaziale. Buona scena, amici! Ragazzi, mi sto preparando che stasera, pantaloni del pigiama, non fateci caso, che stasera andiamo a ballare. Vi voglio far vedere la differenza, mi sto piastrando i capelli da sola, da questa parte e questa, che sono i miei capelli spazzolati normali. Cioè, guardate quanto sono lucidi. E io uso lei, la GHD, questa qua, che è la versione, la gemella limited edition. Questa qua è spaziale. Buongiorno amici, allora è domenica. Ieri sera sono stata a ballare e siamo tornati tardi anche perché è cambiato l'orario. Ho avuto uno sfogo agli occhi, se mi seguite su Instagram già lo sapete, che ho un problema agli occhi che dovrebbe essere un'allergia. Martedì vi porto con me dal medico che prenotiamo l'allergologo. Prenotiamo come fossimo tutti una piccola famiglia, infatti vedete che sono ancora rossa e gonfia. Infatti ieri sera, anche qua vi metto insomma la foto, mi sono fatta un trucco di solo ed esclusivamente ciglia finte e poi ho fatto la base. Fatto sta che stamattina mi sono svegliato, ho mangiato la pasta fusilli integrali della Molisana con la ricotta e oggi pomeriggio ho fatto una bellissima crostata con mamma. Questa ragazza è la crostata, ditemi che bellezza è. E vi lascio il mio Instagram qui sotto di cucina, dove sicuramente troverete già la ricetta. È super super fit, quindi abbiamo fatto questa simil frolla alla vaniglia, super fit e una crema di zuccheri cotta. Come potete notare, di solito cerco di scattare sempre la luce naturale, poi magari modifico un po' io la lucentezza o il contrasto se non è un orario del giorno perfetto per scattare foto, tipo adesso, e ovviamente io scatto in controluce in modo tale, cioè nel senso, non con il sole sparafesciato, ma quando non ho il sole dalla mia parte del balcone, ma è dall'altra parte. In questo modo ho la luce, ma non ho il sole sopra i miei oggetti, se no uso la softbox. Però devo ammettere che la softbox mi piace molto di più per girare i video su YouTube e per le foto preferisco di gran lunga la luce naturale. Utilizzo o il mio telefono o la fotocamera, anche questo dipende dalla luce, dal tipo di scatto che voglio, anche dalle mie tempistiche, quindi se ho più o meno fretta. E nulla, io mi allargo con lo zoom e questi sono i miei retroscena. In questo caso sto scattando la foto della crostata di Halloween e quindi ho posizionato dei ragnetti sopra la crostata, questi qua di gomma, che ho trovato a un euro da Tiger, insomma. La Tiger è sempre ottima per trovare oggettistica, per scattare foto particolari, perché costa poco e la potete riutilizzare, insomma. Guardate che bellissime foto vengono. Allora, ragazzi, facciamo il taste test. Assaggio io. Prova. È buonissima. La zucca è rimasta dolcissima, con la ricotta dentro è dolcissima. Vi metto appunto, se andate sul mio Instagram, ci avete il link qui sotto, troverete la ricetta. E la pasta, a che pasta la associeresti? È più una frolla, perché è morbida, non è, non dico secca, però non è super friabile, non so come dire. Una vera frolla sarebbe super friabile. Esatto, però questa invece rimane morbida. È una morbida. Frolla morbida. È morbida. Pensavamo che la truvia rendesse il sapore chimico, ma dopo la cottura secondo me non è per niente chimica. Per me no. No, quello no, ma io non amo la truvia. Lei non ama la truvia. Comunque è venuta buonissima. Non finirla, per favore, ne vorrei un altro morsettino, grazie.
Quindi pasta, per riassumere, crema delicatissima, morbidissima, super dolce. Quindi anche se non siete un amanti dell'amaro barra dolce fit senza dolcificanti, la pasta, la crema insomma di zucca e ricotta ve la renderà molto dolce. E la pasta invece diciamo che è una simil pasta frolla perché non è friabile ma rimane morbida, ma comunque bella dorata all'esterno. Buon appetito. Buongiorno amici, sono all'università, sono le 7:39 della mattina, stamattina jeans, maglioncino, giacca di jeans, questa è foderata, infatti è caldissima, zaino e voilà, questo è il trucco che ho tutte le mattine, semplicissimo, illuminante contouring blush, mascara sopracciglia e un po' di fondotinta. Mi è partito il treno davanti, raga, davanti agli occhi. Sono da Tally Whale a fare un giro. Vedo se c'è qualcosa di carino che magari in sti giorni vengo a comprare qualcosa. Amici, sto tornando dall'università e oggi è una bellissima giornata, nel senso che si sta bene. Non c'è il sole in realtà, non c'è neanche così questo gran caldo, però si sta bene, sono felice. Sono contenta, stamattina mi sono messa gli occhiali da sole, anche se non c'era il sole, ma perché volevo venisse il sole, ma non è venuto. Va bene uguale. Comunque nulla, direi che si può concludere questo vlog. Vi ho fatto vedere che cosa ho fatto questa settimana nella mia quotidianità, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, un commento, basso perché sennò mi investono una di queste volte. Pensate quelli in macchina che mi stanno tirando i nomi perché sono al telefono. E nulla, se vi piacciono questi vlog mi raccomando scrivetemelo sempre sotto, che così io ve li faccio volentieri e ci vediamo al prossimo video. Grazie.